Siamo arrivati alla Torre del Sole, a Brembate. Facciamo la visita guidata e poi c'è anche lo spettacolo dopo. E ci sono i muri da rifare. I muri da rifare? Non stai a guardare i muri tu, ma guarda sempre i muri. Facciamo pubblicità. È bella questa foto. Sì, bisogna mettere dentro la testa però lì. No, non esce. Lo so. Hai fatto la foto questo qua, l'astronauta? Hai già fatta? Le modifiche del carro. Meteorite. È un meteorite questo? Sì, di 840 tonnellate peso qualcosa qua. E certo. C'è scritto qui 840 tonnellate esplose nel cieli dell'Argentina. Questo qua è un pezzettino. È per forza. Come è strutturata la nostra torre solare? Noi adesso praticamente attualmente ci troviamo qui alla base della torre, dove al centro della sala abbiamo installato i telescopi per l'osservazione del sole, che sono questi quattro telescopi che vedete davanti a voi. Allora, in realtà noi qui abbiamo quattro telescopi perché il sole lo si può osservare in diverse modalità, in diverse luci, per evidenziare magari alcuni aspetti che normalmente con i nostri occhi non potremmo vedere. Allora, questi telescopi sono dotati tutti di un filtro solare, e questo è importante perché se io punto un telescopio verso il sole senza un filtro solare, chiaramente la lente focalizza la luce solare sulla retina e perderemo la vista, quindi bisogna stare molto attenti con il sole, non è uno scherzo, non è un gioco, e quindi bisogna prendere tutte le precauzioni dovute. E, tra l'altro, va bene, utilizziamo questi telescopi anche in proiezione, quindi proiettiamo l'immagine del sole e quindi non andiamo neanche direttamente all'oculare. Collegandoci via internet con una sonda spaziale, si chiama SDO, sta per Solar Dynamic Observatory, e questo sarebbe il Sole ad oggi, visto dallo spazio, o come l'avremmo visto con il nostro telescopio di luce visibile. Sicuramente ci saranno dei particolari che non vi tornano, vero? Perché uno potrebbe dire, ma io il Sole non lo vedo bianco. Ma in realtà, signori, il Sole è proprio una luce bianca, cioè se noi andiamo nello spazio il Sole lo vedremo in una luce bianca. Allora, non posso fare un esperimento diretto, però in realtà posso raccontarvi come si può dimostrare questo. Allora, se io vado a dividere la luce del sole, andiamo a scomporre e dividere la luce del sole, vedremo i colori dell'arcobaleno, giusto? Questo avviene anche in natura normalmente, no? Tante volte in estate durante un temporale, appena finito il temporale esce il sole, la luce solare attraversa le goccioline d'acqua all'interno delle nuvole, le goccioline dividono la luce del sole e quindi noi vediamo l'arcobaleno. In realtà, guardate, questo strumento si chiama disco di Newton, ok? Allora, se io proietto l'immagine solare su questo disco e vado a mescolare i colori velocemente, li vado a miscelare assieme, cosa vedrò qua? Vedrei un disco bianco. Quindi la dimostrazione è proprio che il sole ha una luce bianca. In effetti, perché noi lo vediamo di una colorazione gialla? Beh, in realtà, guardate un po', qui abbiamo un programma, si chiama Stellarium, è un programma è un planetario virtuale per PC, molto simile ai planetari che utilizziamo da basso, appunto, dove eravate prima. E questa è la situazione adesso, ad oggi di fuori, la posizione del sole adesso, magari torniamo indietro di un paio d'orette, così lo vediamo un po' più in alto. Cos'è che noi vediamo? Ma noi vediamo un cielo azzurro e un sole, è il sole che ha una luce tipicamente gialla. Anzitutto, perché vediamo un cielo azzurro? Beh, perché la luce solare, attraversando l'azoto e l'ossigeno in atmosfera, dà al nostro cielo questo colore azzurro. Ma se io togliessi l'atmosfera, quale sarebbe la situazione reale vera? Beh, proviamo a togliere l'atmosfera terrestre. Così avremmo un cielo nero, buio, le stelle e il sole in mezzo alle stelle. Cioè, signore, le stelle ci sono sempre. Non è che... Solamente che di giorno la luce solare che si diffonde nell'atmosfera non ci permette di vederle. E come notate, qui il sole si presenta di una luce bianca. Del resto, scusate, è vero, il sole quando è alto lo vediamo di una luce gialla, però ad esempio quando io seguo il sole la sera al tramonto o la mattina all'alba, che colore ha il sole?
non ha quella luce colore rosso-arancione. Allora, semplicemente cosa succede? Quando il sole è alto sopra l'orizzonte, passa meglio la luce gialla dell'arcobaleno, viene più interrotta la luce rossa e la violetta, quindi noi vediamo il sole di un colore giallo. Invece, quando noi osserviamo il sole la sera, ad esempio, al tramonto, è chiaro che verso l'orizzonte lo spessore dell'atmosfera è leggermente maggiore, quindi viene più interrotta la luce gialla, passa meglio la luce rossa dell'arcobaleno. E allora noi vediamo il sole di un colore rosso-arancione. È proprio l'atmosfera, certo, ci dà un po' di altezza. E normalmente qui, quando la stazione spaziale è nella parte del giorno, nella parte della luce, dallo spazio si vede la Terra in tempo reale, in diretta. Beh, purtroppo adesso non vediamo nulla perché semplicemente è nella parte al buio. Però non ci vorrà molto tempo prima che la stazione spaziale ritorni nella parte della luce, perché la stazione spaziale viaggia a 28.000 km all'ora, viene chiamata velocità orbitale. Cioè, a quella velocità ci manteniamo in orbita attorno alla Terra. 28.000 km all'ora vuol dire che la stazione spaziale in un'ora e mezza fa un giro attorno alla Terra. Quindi gli astronauti a bordo della ISS ogni un'ora e mezza vedranno sorgere il Sole, tramontare il Sole, sorgere il Sole, tramontare il Sole. Se non riusciamo a beccare il momento quando la stazione spaziale è proprio qui sul bordo, all'alba, cioè voi vedreste dallo spazio il Sole di una luce bianca che si solleva dalla Terra. Proprio dimostrazione che il Sole è questa luce bianca. Allora, infatti, guardate un attimo, queste sono delle riprese fatte qui con la torre solare, queste sono riprese nostre, vedete che il Sole è bianco. Tra l'altro, qui in questa giornata abbiamo rilevato anche delle macchie solari, che sono queste che vedete, delle zone più scure, quindi un po' meno calde rispetto alla superficie del Sole. Diciamo che la temperatura sulla fotosfera, sulla sfera di luce, sono circa 6.000 gradi, la temperatura all'interno di una macchia sono circa 4.000, quindi anche le macchie solari sono calde, però a confronto della fotosfera, diciamo, sono generalmente 2.000 gradi in meno, quindi appaiono più scure. E signori, avete idea della grandezza di queste macchie sul Sole? Ad esempio, una macchia solare come questa, quanto sarà grande là sul Sole? Come la Terra, sì, sì. Forse anche un po' cosa di più questa. Però viene imprigionata attorno a 6 pianeti lungo questi sentieri invisibili ellittici che vengono chiamati orbite. A sua volta il sistema solare dove si trova? Si trova in una struttura più grande che la nostra galassia. Volevo farvi vedere una cosa. Quando noi andiamo a vedere la quantità di materia, la quantità di massa di materia nel sistema solare, in termini di materia, di massa, il sistema solare è il Sole. Allora, il 99,8% è il Sole, lo 0,2% è la materia orbitante, quindi se voi prendete tutti i pianeti, satelliti, asteroidi, plutoni, comete, mettete tutto assieme, 0,2%. Per i ragazzi, allora guardate, se non conoscete le percentuali, guardate questo grafico, questo viene chiamato grafico a torta, ok? Tutta la parte verde cosa sarà? Il Sole. Questo spicchietto arancione sono tutti i pianeti messi assieme. Quindi così è chiaro che si fa capire che in effetti è il sistema solare è il Sole, noi siamo polvere che gira attorno ad una stella, sia la Via Lattea, e visto dall'alto ci apparirebbe di una forma spirale, composta dal nucleo centrale, che è questo, e poi dei bracci a spirale che vi girano attorno. Però guardate bene, signori, che l'immagine che voi state vedendo adesso non è un'immagine reale, è una riproduzione della Via Lattea. Perché noi da Terra la Via Lattea, come la vediamo? La vediamo di profilo, perché siamo dentro la galassia. Ma se io volessi vedere la Via Lattea così, cosa dovrei fare? Dovrei uscire dalla galassia, ok? Per darvi un'idea, se io volessi vedere la nostra galassia così, cosa dovrei fare? Prendere un'astronave velocissima, raggiungere la velocità della luce, che è la velocità massima consentita. La relatività appunto ci dice che non si può andare oltre la velocità della luce, ma anche la velocità della luce avremo delle serie difficoltà per raggiungere questa distanza. Vabbè, innanzitutto la luce quanto viaggia? La luce nel vuoto si sposta a 300.000 km al secondo.
Per darvi un'idea, se io viaggiassi alla velocità della luce sulla Terra, in un secondo potrei fare più di 7 giri attorno alla Terra. Cioè, 1, 2, abbiamo già fatto 7 giri attorno alla Terra. Se io volessi vedere la Via Lattea così, dovrei viaggiare alla velocità della luce, 300.000 km al secondo per 100.000 anni. Cavolo! Beh, la vedo un po' dura, perché diciamo. Beh, signori, la Via Lattea ha un diametro di 100.000 anni luce, quindi se io volessi andare da qui a qui, dovrei viaggiare alla velocità della luce per 100.000 anni. Questa galassia contiene circa 400 miliardi di stelle. Vabbè, non è che ne abbiamo contate una a una, però conoscendo la massa totale della Via Lattea si risale più o meno al numero di stelle contenute. Saremo al centro o in periferia? Abitiamo al centro di questa città stellare o in periferia? Beh, periferia, decisamente periferia. Ecco che il puntino giallo che vedete è tutto il sistema solare. E beh, signori, in questo caso meglio abitare in periferia. Perché cosa troviamo nel nucleo della galassia, nel centro? Beh, lì le stelle innanzitutto sono molto più vicine, quindi creano tutte assieme questo alone luminoso. Ma poi tra l'altro lì troviamo le stelle più massive che esplodono in supernova, collassano in pochi neri. Quindi il centro galattico è troppo caotico per la vita. In questo caso si sta meglio in periferia. Più o meno metà strada dalla Via Lattea. Siamo circa 30.000 anni luce di distanza dal nucleo galattico. 1.392.000 km, il diametro della Terra 12.757. Il risultato di questa divisione è 109, cioè se divido il diametro del Sole per il diametro della Terra il risultato è 109, quindi ci vogliono 109 Terre per coprire il diametro del Sole. Beh, se volessi rappresentare il volume immaginando il Sole un enorme salvadanaio, quante terre dobbiamo metterci per riempirlo tutto? 1.300.000 terre, salute, 1.300.000 che riempiono il nostro. Vado avanti di un passaggio, poi mi fermo, non vorrei vedere arrivare scarpe da queste parti. Ma se io paragono il Sole alle stelle della Via Lattea, immaginatevi che queste bolle di sapone rappresentino le stelle nella galassia. Abbiamo rispettato le loro dimensioni. Vabbè, chi mi sa dire qual è la bolla di sapore più piccola di questa immagine? Se nascosto sole. Bene. Il Sole è in sole in alto. Allora, Sirio è già 2,5 volte il Sole, ma guardate Algeba nel Leone, Betelgeuse in Orione, Antares nello Scorpione. Ecco, Antares significa letteralmente l'antagonista di Ares. Ares nella mitologia era Marte, il dio della guerra. Vabbè, però signori, guardate Antares vicino al Sole. Cioè, se io mettessi Antares a posto del Sole, nel sistema solare, Antares arriverebbe a lambire, arriverebbe a toccare l'orbita di Marte, cioè si estenderebbe vicino a Marte. Quindi avremmo un sistema solare con una gigante rossa, poi Giove, Saturno, Urano e Neptuno. Stop. Però il fatto che noi orbitiamo attorno ad una stella non tanto grande per noi è un vantaggio incredibile, perché le stelle più grandi sono più calde e consumano più velocemente il loro carburante, la loro energia. Una stella come Antares in 10 milioni di anni probabilmente esplode in supernova. Via, sparisce. 10 milioni di anni non sono molti, perché se noi pensiamo all'età della nostra Terra, la Terra ha circa 4 miliardi e mezzo di anni. Capite che un pianeta come la Terra, in orbita attorno a quella stella, non avrebbe avuto il tempo neanche di far partire la vita, non di svilupparsi. Invece la nostra Terra, che orbita attorno ad una stella medio piccola, molto più longeva, ovviamente ha avuto tutto il tempo per sviluppare la vita, per evolversi, per arrivare a noi. E quanto tempo ci rimane ancora? Volete saperlo? Siete preoccupati? No. Fate bene. Ci mancano ancora più o meno 5 miliardi di anni. Quindi dormite tutti tranquilli. Ok. Ne ha 8 adulti. Io salgo con il primo gruppo. Se le altre persone poi possono prenotare l'ascensore e digitare quello che dovrà arrivare sopra. Io salgo in zona. Fino a 8 adulti. E saliamo dopo voi. Diciamo, okay. Facciamo il secondo gruppo. Adesso vi saliamo, prenotate l'ascensore, quando arriva schiacciate l'uno. Ok.
Stiamo andando su. Ma quando sotto non sono aprire? No, no, è certo, Pierino. Ma aspettate, vabbè, la discesa sì, in effetti, è un po' meglio. A te fai 40 che spia la Malta, figaro. No, la Malta sì, l'abbiamo fatto tutto a piedi, a scendere. Domenico, sta che resola. A caputute. Ma che caputo? Siamo quasi arrivati a 10 piani. Appunto. Sì, siamo arrivati. Le spiaggia poco più che 20 metri. 20, 30 metri. Si apri. Al fermare. Frate, forse per scullino qua su. Sì, qua sì. Vamos. Si vede Brembate dall'alto, guarda, abbiamo anche la visuale dall'alto. Giulina piccolina. Ma pur di che, guarda che questo ambiente, in poche parole, era la cisterna che avete avuto. Quello che è rimasto dalla vecchia cisterna, quello che vedete. Tra l'altro, di recente un artista ha visto tutte le costruzioni. Bello. Ha realizzato un ambiente molto messo in genere, una mossa raccontata di mano. C'è stato proprio quello che è rimasto dalla vecchia cisterna. La parte sopra, invece, è stata tagliata in sezione. E a posto di essere installata questa cupola girevole che ha un diametro di 7,5 metri, pesa 11 tonnellate e praticamente è azionato questo motore che tramite un induttore collegato alla cremaglia, che è appunto la barra dedicata, permette alla cupola di girare e di muoversi. Quindi se io collego il cavo alla presa sopra posso aprire il portellone frontale questo, e il portellone superiore. Dato che tutto spento si può usare. Siamo nella sala del planetario. Adesso iniziano ad accenderlo. Siamo qua sbragati nelle poltrone. Pronti per la visita con tutto il mondo? Sono sdraiato. Ma che dentista! Dopo non si può filmare. No.